una sinergia che è stata siglata a dicembre dell'anno scorso, che pone al centro il Mediterraneo come un asse strategico, e in questo credo e spero che sia l'ulteriore segnale che abbiamo necessità di una politica industriale, una politica industriale del mare. Credo che la politica non abbia mai preso atto della complessità del tema di cui stiamo parlando, un tema che coinvolge tante sfaccettature, che vuol dire turismo, che vuol dire sicurezza nazionale, che vuol dire strategia degli approvvigionamenti, delle infrastrutture. Quello che sta cercando di fare del Confindustria, che credo è stata la prima a pensare a una vicepresidenza dedicata 3 anni fa proprio all'economia del mare, considerando che il Mediterraneo rappresenta per noi un asset fondamentale. Il 20% dello shipping mondiale avviene nel Mediterraneo, il 27% dei volumi di traffico dei container è nel Mediterraneo, il 30% del volume di petrolio e gas trasportati avviene nel Mediterraneo, e sappiamo benissimo quanto queste tre cose sono fondamentali per l'economia italiana. Intanto Civitavecchia ospita moltissime nostre navi, è una città marittima per eccellenza, ci sentiamo a casa nostra e quindi siamo molto lieti di essere qui. Poi sì, la Marina e Confindustria insieme devono contribuire al rilancio della cultura del mare, dell'economia del mare, in modo da consentire al Paese di sfruttare al meglio le potenzialità che il mare offre in termini di crescita, sviluppo sostenibile e non così come di sicurezza e sicurezza. L'80% della popolazione del mondo vive entro 200 km dalla costa, quindi è facilmente accessibile al mare, e il commercio avviene prevalentemente via mare, che peraltro è il mezzo meno inquinante, perché si inquina 5 volte meno che su strada andando via mare e 3 volte meno che su ferrovia. E questo vale a maggior ragione per il nostro paese, che è un paese marittimo, povero di materie prime, quindi importa ciò che poi trasforma e riesporta. Questa è la terza o quarta volta che la Cavour è a Civitavecchia, abbiamo avuto moltissime navi della squadra navale, abbiamo fornito un importante supporto alla nostra marina, viene riconosciuto un ruolo anche di grande infrastruttura, perché poi se le navi gloriose della marina possono ormeggiare vuol dire che ci sono banchine a sufficienza, strutture a sufficienza, collegamenti a sufficienza che danno alla nostra forza armata la necessaria garanzia di sicurezza e affidabilità. Ora non è che voglio autocitarmi, però se leggiamo quello che ho detto da quando sono arrivato negli ultimi due anni e mezzo, insomma non, mi pare di stare confortato da quello che viene detto oggi, perché non stiamo inventando nulla, lo stiamo ripetendo da tempo. Lo diceva molto bene l'ammiraglio Credendino, no? Quando parlava della sea blindness, no? Della cecità verso il mare. Noi siamo un grandissimo paese sul mare che da 70-80 anni ha girato le spalle al mare e guarda verso terra, e questo è un grande limite. Noi siamo il paese delle repubbliche marinarie, noi siamo il paese della grande tradizione dell'economia, noi siamo il paese, insomma, da veneziano fatemelo dire, insomma, del commercio tra est e ovest, tra nord e sud, e la storia ci si ripresenta oggi puntuale, no? La geopolitica, la geoeconomia di cui tanto si è discusso oggi ci rimette al centro di dinamiche globali, e noi abbiamo qui un vantaggio che anche in questo caso ci viene dato dalla nostra storia, no? Il nostro porto, disegnato da Apollodoro di Damasco e realizzato da Traiano tra il 106 e il 108 d.C., era fondamentale. Perché? Perché era baricentrico all'interno del Mediterraneo, e le rotte che i nostri padri durante gli anni dell'impero hanno tracciato, no? La Cirenaica, l'Egitto, la Tunisia, sono le stesse di oggi. Hanno nomi diversi i paesi, non trasportano più il grano per le legioni, trasportano altro, però la geografia conta, e quindi conta anche lavorare come porto di Civitavecchia, come tutti i porti del Lazio, Fiumicino, che ho il pregio e l'onore di presiedere, per ripresentare una storia che si rende attuale e la capacità di essere ancora una volta una grande infrastruttura al servizio del bene dell'economia del nostro territorio per lo sviluppo, chiaramente con una chiave, è stato anche questo detto oggi, innovativa, di sostenibilità, di sviluppo tecnologico, di investimenti, di coordinamento con tutti gli enti locali, dai comuni alla regione alla politica nazionale. Non vogliamo e non dobbiamo essere la più bella del ballo, ma possiamo essere sicuramente uno dei 16 sistemi portuali al servizio dell'economia del paese. Il potenziale c'è, lo stiamo anche dimostrando, abbiamo visto in questi mesi, in questi anni che anche sul traffico merci Civitavecchia può dire la sua, ne può dire ancora di più, e quindi bene che si parli di queste cose, bene che si ritorni ad avere attenzione su questi temi. Noi, mi permetto di dire, c'eravamo
già con modestia ma molta determinazione presentati da quando mi sono insediato.